Ciao a tutti ragazzi, Bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Blasphemous. Dunque, nell'ultimo video sono andato avanti un po' in lutto e caos. Penso di averlo perlustrato tutto, cioè, forse ho lasciato qualche oggetto in giro, ma dovrei averlo fatto tutto. Ho anche provato ad affrontare Sierpes, ragazzi, il boss appunto che c'è in lutto e caos. È veramente forte, fighissimo. Mi è piaciuta la boss fight, ma devo dire mi ha messo veramente in difficoltà. Ora, quello che farò in questo video è provare a sconfiggerlo una sola volta perché gli faccio troppi pochi danni e quindi dopo perderei troppo tempo. Se non riesco a sconfiggerlo, ragazzi, ci torneremo in un secondo momento, quando saremo un po' più forti. Quindi, carichiamo la nostra partita e vediamo se riusciamo ad avere la meglio su Sierpes. Vi ricordo di condividere il canale sui social e con i vostri amici qualora vi piace. Allora, mi sono messo, ok, è vero, ieri prima di chiudere il video mi sono messo questo per la difesa, che dovrebbe accumularsi a questo. Poi l'avevo quasi battuto perché ha visto il video precedente, che tra l'altro devo ancora caricarlo. L'avevo quasi battuto, cazzo. Ma ho ucciso proprio alla fine. Come preghiera. Fatemi vedere un secondo. Avevo. Ok, questo. Solea della scomunica. Allora, dicevo ragazzi, qua c'è Sierpes in quest'area qua. Qui c'è il traghetto che ci porta appunto di qua. Se non riesco a batterlo, ragazzi, andiamo avanti. Andiamo ad esempio qua. Qui. Magari andiamo al patio dei passi silenti. Devo capire perché qua in alto non sono stato. Ah, tra l'altro c'è sto pezzo che è una rottura di coglioni. Ok. Allora, vista la difficoltà del boss, sinceramente io l'avrei messo qua, in ginocchiatoio, proprio qua in alto, però vabbè. È una mia considerazione personale quella. È molto bella come boss fight, ma cazzo se tosta. Vediamo un po'. Speriamo sia la volta buona. Lui parte sempre con la morsicata. Tiratevi indietro, poi colpite. Qua saltate, al momento giusto, ho già sbagliato. Non devo prendere troppi danni qua. Qua devo assolutamente prendere pochi danni, altrimenti... No, qua! Dovete stare qua quando fa quella. Occhio a questa, schivate indietro. E qua saltate al momento giusto. No! Devo bere, cioè prendere la boccetta. Dovrebbe esserci la seconda fase tra un po'. E i danni che gli faccio, ragazzi, sono veramente miseri. Ma l'avevo ucciso con quel colpo, eh. Ok, schivate, attenzione perché poi rilascia il fulmine e vi fa danni. Seconda fase. Il problema, ragazzi, è che questo boss ha tre fasi. No, ha tre fasi questo boss. Ora va di là. Qua devo stare attento perché sto pezzo è delicato, ragazzi. Molto delicato. No, ma fanculo.
Occhio. Di qua. Questo è difficile. Ok. No. Ne approfitto per curarmi anche se avrei potuto aspettare. No, qua devo stare. Dovete capire dove stare per non essere colpiti poi. E non è facile, va studiato comunque. Di qua. Occhio a questi. Bisogna schivare. Il problema è che poi questi mi intralciano, vedete? E non posso distruggerli, si distruggono dopo col tempo, in teoria. Ok. Vabbè, che sfiga. Qua devo andare, no! Curiamoci. Calma ragazzi, terza fase. Devo stare calmo. Certo che gli faccio veramente pochi danni. Oh cazzo, mi ero dimenticato questa. No! Qua ne lancia un bordello, ne lancia veramente troppe. Ancora. Occhio ancora una cura ragazzi, calma, ma inizio a arrancare e mi fa danno quella merda. Ok. No. Sono un pirla, potevo star là e colpire. Non me l'aspettavo, devo curarmi. Ultima cura. Merda. Calma. Devo stare calmo. Perché poi se vi fate prendere dal panico, puttana troia. Ok. Ragazzi, mi sto cagando addosso. Siamo quasi alla fine, ma... Calma. Con tutta la calma. Sì, cazzo! No, non mi ha ucciso, vero? Ma vieni! Considerate... Ah, devo fare il triangolo. Che figata. Ed è uno degli occhi che mi aveva chiesto per la quest. Però... Requiem Aeternam. Che bella boss fight. E dicevo, considerate... Occhio sinistro reciso del traditore. Oh! Figo! Nuovo aspetto disponibile nel menu principale. Eco e ombra, me lo vado a mettere, mi sa. Dicevo, gli facevo veramente pochi danni, eh. Se avessi avuto ovviamente più potenza e una build migliore, non avrei fatto così fatica. Però devo dire che è stato proprio una bella boss fight anche per quello. Cioè, ha messo proprio a dura prova le mie abilità. Bella, bella veramente, ragazzi. Leggiamo la descrizione. Bulbo oculare forgiato in oro, strappato dalla cavità di una bestia delle profondità. Il traditore fu bandito da questo mondo, condannato a ricordare la verità che aveva osato guardare. Uno degli occhi fu consegnato al mare e non se ne seppe più nulla, ma le acque che lo inghiottirono divennero il luogo di sepoltura di ogni nave che osasse attraversarle.
Io vi maledico, maledette le vostre ombre, sotto le acque oscure, che si contorcono annodate in strani geroglifici, maledette le vostre scaglie bianche che riflettono la pallida luce delle nostre lune, maledetti i gioielli che adornano i vostri colli informi, e maledetto sia l'occhio, il vostro occhio dorato, che ammaglia gli uomini e le tempeste a morire davanti a voi. E l'altro non so se ce lo dà Isidora, voce dei morti. L'altro occhio. Nel senso che Isidora praticamente si affronta qua, ragazzi, ad albero. Qui ad albero si affronta praticamente. Ottimo, ragazzi, abbiamo avuto la meglio. Si può andare avanti. Fichissimo, veramente. Gran bel boss, devo dire. Originale, fatto bene. Allora, adesso io. Cazzo, dovrei tornare anche indietro. Nel senso che sì, non so se ho preso tutto qua. In teoria sì. Però non ho più fiale. Sapete che sono un gran coglione? Porca puttana, mi sono un pirla sono. Ma fortunatamente c'è qua l'inginocchiatoio. Benissimo. Oddio, piuttosto che rifarmi tutto sto pezzo. Sto pensando, ragazzi. Cioè, arrivare col teletrasportatore lì. Faccio prima prendere il traghetto, andare di qua e andare a questo teletrasportatore. Vorrei tornare ad albero appunto per potenziare le boccette. Però non ho una boccetta biliare vuota, cazzo. Fatemi pensare. Ricontrolliamo, dai, mettiamoci un po' di più, ma ricontrolliamo bene lutto e caos, perché non so se ho lasciato qualcosa indietro, eh. Forse sì, forse no, non. Adesso comunque lo vediamo. Ah, che cagamento di cazzo! Questi qua sono un cagamento di cazzo. Avete visto? Questa è una buona tattica per abbatterlo, ad esempio, in questo punto. Sono molto safe e posso continuare a colpirlo. Certo che hanno una resistenza sti nemici, oh! Ah, perdonatemi, ma qua in alto eravamo andati? Fatemi togliere un attimo questo e fatemi mettere il tralingue nodose. Sì, ero. Ah, sì, mi ricordo che c'era sta cagaminchia qua. Vabbè, già che siamo qua facciamola fuori. Ma vai a fanculo con il cuore. Vai a fanculo un'altra volta. Dai, colpiscimi un'altra volta. Quando non m'hai colpito in realtà, cioè. Posso? No, ho voluto provare l'ennesima stronzata di scrivere attraverso, ma non si può. Ripeto, quella secondo me è una pecca di Blasphemous. O forse sarebbe stato troppo facile, però alcuni colpi energetici io avrei dato la possibilità di evitarli. Oh, che due coglioni. Ah, richiamiamoci la preghiera, perdonatemi. Dov'è che è? Mettiamo l'Orchiuana. È vero, devo cambiare questo. Togliamo questo e lì avevo. Che cazzo avevo lì? Se non sbaglio. Boh, mettiamo questo. Dovrebbe aumentarci la forza in teoria. Guarda, mi stai rompendo i coglioni, eh. Cioè, mi faccio più fatica a battere sti stronzi che il Sierpes. Cioè, ho preso più mazzate da questi qua in giro che da Sierpes. Pensate al paradosso, no?
Sì, ma mi sembra di aver controllato tutto. Perché non mi ha schivato? Posso... giustamente può colpirmi anche lui. Quando uno è coglione. Sì, si possono parare, ma non serve un cazzo pararli. No, stavolta ti ho fregato. Ma che palle. No, questi hanno veramente troppa vita, però. Sì, la domanda è... Mi è rimasta una sola fiaschetta, riuscirò a arrivare alla fine senza morire? No, no! Che palle! In più c'è qualche agaminchia lì. Guardate che cazzo deve fare uno. Ah, che palle. Perché non si è mosso? Poi succedono sti baghettini ogni tanto. Mo' arrivare all'inginocchiatoio mi viene da piangere. Ci arrivo, però. Oh, cazzo, no, tu vai fuori dei coglioni. Anche qua sapete cosa faccio? No! Non posso schivare, è vero! Ragazzi, mi ero dimenticato che non posso schivare con loro. Qua devo per forza fare una cosa. Quante menate però, porca puttana. Perché non l'ha colpita? Qua va veramente di una scomodità allucinante. Sono morto. Sono quasi morto. Ah, che due coglioni, veramente. Devo farmi i cazzi miei, no? Che palle, veramente. Mamma mia, no, ragazzi, dai, facciamoci. Che due coglioni. È bello che devo tornare lì. Cioè, o torno lì o vado a una statua. Fatemi vedere, non ce n'è una vicino, cazzo. No, non c'ho voglia di tornare lì, ragazzi. Per la prima volta userò le statue per recuperare quella lì persa. Non c'ho assolutamente voglia. Non c'ho assolutamente voglia di tornare fin lì. No, quindi i nemici comunque sono. Per quanto mi riguarda esagerati. Perché poi sparano quel cazzo di cose elettriche a intercettamento. E anche lì da quel punto di vista, in quel punto, è una rottura di coglioni colpirlo. Perché bisogna saltare, colpirlo, poi è scomodo da schivare. No, non mi piace affatto. Il boss, secondo me, è un gran bel boss, ma l'area in sé non mi ha fatto impazzire. Andiamo di qua perché mi sono rotto veramente i coglioni adesso. Sono rotto veramente il cazzo, mi sono rotto. Allora, adesso non devo fare altro che arrivare a quel teletrasportatore lì. Ma se torno da qua, al luogo di riposo della sorella, dite che... Parte un filmato o qualcosa? Abbiamo detto? Sì, confraternita del lamento silente un attimo, ragazzi. E per la prima volta userò appunto... Non c'avevo voglia di rifarmi tutto, no? Di andare là, riprendermi il... frammento di colpa, proprio voglia zero, quindi facciamo così. Speriamo che non mi chiede troppi soldi, cioè troppe lacrime di redenzione.
600. Benissimo, mi sa che aumenta ogni uso, eh. Quindi, ora torniamo al teletrasportatore. E adesso andiamo, ragazzi. Ad albero, appunto. Il discorso là di quello che ci potenzia le boccette, no? Tanto ci vuole un attimo arrivarci qua. E qui c'è Isidora, eh? Il boss Isidora lì. Poi dovremmo rifare anche il cabinato, vi ricordate, no? Che dovrebbe essere qua, se non sbaglio. Quello chissà una volta finito cosa ci dà, sempre che ci dia qualcosa. Speriamo che... Ah, ok, vediamo. With this quicksilver. I bless the mixture that will recover your spilled blood. Guardate come sono belle adesso esteticamente le boccette. E penso sia il potenziamento massimo questo, credo. Cioè più di così non possiamo recuperare la salute, credo. Allora il cazzo! 21.000 ancora si possono migliorare. Sì, ora di trovare boccette biliari vuoti adesso perché 4 sono un po' poche. Ok, che recupero più vita, è vero. Allora, ragazzi. The miracle is taking us away, one after the other. Cavolo, ma io l'ho messo. Dov'è la biblioteca delle parole bandite? Qua ho lasciato il tesoro, infatti, perché qua appunto poi c'è il tizio che ci ha chiesto degli occhi e uno l'abbiamo appunto recuperato sconfiggendosi Herpes. Andiamo un attimo qua, albero ferroso, ragazzi. Sì, sono un pila, non so perché sono venuto di qua, perdonatemi. Voglio capire una cosa. Voglio capire se posso andare avanti da qua, no? Vedete che qua mi sono interrotto. Quindi albero ferroso, ragazzi. Tra l'altro mi chiedo, chissà dove sono le porte di Miriam, quelle che mancano. Mancano due sfide di Miriam. Minchia, lì se non mi danno la ricompensa dalla Madonna, mi incazzo. Quelle sono veramente difficili, alcune anche un po' macchinose, secondo me non fatte benissimo, se devo essere sincero. Ve l'avevo già detto. Qua devo capire cosa fare, ragazzi. Perché qua è chiuso, ma sicuramente si potrà aprire. Non posso ancora fare nulla. A meno che io non mi debba equipaggiare qualcosa, ma mi sembra strano. Ok, mi raccomando. Ok. Qua devo stare attento. Ma scusate, ma... Là in alto. C'è una scala. Perché me lo segna? Io qua vuol dire che sono stato, ma...
C'è qualcosa che non... Se non pela, c'è qualcosa che non mi quadra. Fatemi provare una cosa, è un po' una cazzata, tanto ci siamo inginocchiati, quindi qualora dovessi morire fa niente. No, di là non ci posso arrivare con un salto, nemmeno se il mio equipaggio... Qual era quello che ci faceva saltare di più? No, non mi ricordo più. C'era un grano che ci permetteva di saltare di più, se non sbaglio. Forse anche aumentando la velocità di movimento posso arrivarci. Facciamo una cosa, ragazzi, togliamo un attimo questo. Questo che aggiunge un'ulteriore spinta mezz'aria e quello che ci aumenta la velocità. Vedete che sono più veloce, magari. No, ma non ci posso arrivare, là, è troppo lontano. Quasi però, eh. Riproverei a questo punto. A questo punto riproverei, sinceramente. No, vabbè, ritogliamo le robe. E lì da là, da qua ci arrivo. Sono un coglione. Ah, già, qua ci sono ste cagaminchie. Morta. Questi sono molto facili da gestire. Qua sono un perla. Tutte ste... Però perché là in alto non ho proseguito? C'era una porta forse... No. Nel senso, c'era una porta e non potevo aprirla. Non mi ricordo, vediamo. Ah, qua ci sono sti cagamenti di minchia, è vero. Vi ricordo che qua, se cadete sotto qua a sinistra, morite. Però se avete equipaggiato lenzuolo con filo dorato non morite. Ma perché mi ero fermato? Ah già, cazzo, vedete? Mi sa che ci si arriva dal tetto dell'arcicattedrale, sono un coglione, sono. Vabbè, buttiamoci giù, dai. Allora, niente. Quanto siamo di video? Datemi un secondo. Mezz'ora quasi, devo muovermi. Niente ragazzi, a questo punto io andrei al tetto dell'arcicattedrale. Andiamo un po' avanti, però poi c'è là, là c'è la fine del gioco. Prima di finire il gioco devo finire appunto la quest, quella degli occhi, devo battere Isidora, ce n'è di roba da fare, devo farmi il cabinato. Qua, se non sbaglio, c'è un'altra area, ragazzi, da sbloccare. Che dovrebbe essere, non mi ricordo dove di preciso. Comunque dopo lo vediamo, adesso andiamo avanti, va. Ah, vai a fanculo. Ok. Salve. È molto semplice perché schivate sotto. No, non mi serve andare lì. Stavo per sbagliare il salto, dico solo questo. La vostra mamma è stronza. Cazzo. Non me l'aspettavo, ragazzi. Non mi aspettavo se saltassero tutte lì. Cazzo, vi inseguono. Con che cattiveria vi inseguono? Allora, e qua siamo madre delle madri e devo andare sopra.
Lì ho messo il tesoro, vero, perché c'era il tizio con la tizia, là. Voglio provare a farmi colpire un po' di volte, ragazzi. Voglio vedere quanto recupero con la boccetta. Vediamo. Avete visto che il secondo colpo non vi fa danno, guardate, perché avete il frame di invincibilità. Vediamo se recupero tutto. È un bel curare, eh. Cura veramente tanto. Che figata la soundtrack delle madri delle madri, vabbè, ma tutte le, no, tutte le soundtrack di Blasphemous, perdonatemi, sono veramente belle. E devo andare qua in alto. Vabbè, facciamolo fuori, dai. Che figata quella combo lì. Quella che va in aria, no? Stavo sbagliando. Buongiorno. Arrivederci. È stato bello conoscerla. E ok, rechiamoci appunto al tetto dell'arcicattedrale. Qui, ragazzi, c'è uno poi dei boss più forti del gioco. Crisanta. Veramente, veramente forte, secondo me. Allora, andiamo prima a sinistra. Ah no, è vero, qua a sinistra sono un pirla. Qui a sinistra non c'è un cazzo. Cioè poi lì sì, c'è una quest, lì di quel tizio là con la tipa. Oh cazzo, non me li ricordo questi. Oh, non me lo ricordavo sto pezzo con le cose energetiche che rompono la minchia. Ah, sono questi! Fortunatamente con due colpi muoiono. Sono tosti quelli, sono la versione potenziata di quelli piccoli che abbiamo trovato in giro. Ok. Buongiorno. Arrivederci e grazie. Allora, là sotto c'è anche un coso per andare di là, ma non ne capisco l'utilità, ragazzi, perché a parte che non capisco l'utilità di andare lì sopra. Vabbè, forse boh, così. Oh cazzo, questo è un problema, ragazzi. Vi ricordo di schivare indietro, poi sputare al fuoco, passate sotto e colpite e ripetete il procedimento, ma fate attenzione a non essere troppo. Vedete? Dovete calcolarvi bene la distanza, perché altrimenti impattate col suo corpo e vi fa danno, no? Ok. Salve. Vediamo se posso periarlo. Sì, ma non serve, non contrattacca. Senti che bella anche qua, ma vaffanculo la soundtrack, che meraviglia. Questi qua sono bastardelli, eh. A parte che io posso passare sotto. Ma perché mi ha fatto danno? Non l'ho capita. Magari colpitelo, magari, eh. Così per dire. Ok. Adios. Allora. Prima a destra o prima sopra? Vediamo un attimo cosa c'è qua. Poi a breve ci saranno dei nemici molto potenti, ragazzi. Ah, vedete, questo è quello delle maschere, ragazzi. E in base alle maschere che abbiamo, l'ascensore ci porterà in vari piani. Vedete, ne ho una. Maschera di crescente sbalzata. Maschera di Orestes deformata. E ce ne sarà un'altra. Questo cosa fa? Non ho più pallida idea. Qua, ragazzi, qua forse c'è il nemico forte che vi dicevo. Questo. Non è un po' Esdras della Legione Unta? Ah, ma già voi non l'avete visto Esdras della Legione Unta.
Questo è appunto un membro della Legione Unta. Mi spiace non avervi fatto vedere la boss fight con Esdras, è la mia boss fight preferita, cazzo. Porca troia, sto sbagliando tutto. Questi sono tosti, aspettate che finisce l'animazione perché vi fa danno. No. Ma porca puttana. Qua deve finirla, eh. E poi... Cazzo, ma... Qua ci sta l'Orchiana, rimettiamo l'Orchiana un attimo, va. Ma gli ho fatto danno? Voglio provare a fare una roba. A pegarmi quello. Ah! Marchio della prima protezione. Si può periare, non mi ricordavo. Però quello che rotea no, non si, cioè si può parare ma poi non contrattacca. Un emblema di protezione che ha liberato il suo portatore dal dolore. Le ferite apparvero nella carne della loro signora, che secoli or sono fece voto di soffrire al posto dei suoi protetti. Soccorro trascorse la sua infanzia in un villaggio attraversato da una strada per cui passavano sovente i prigionieri condannati dalla chiesa per i loro crimini e peccati. Dalla finestra della sua stanza li vedeva camminare in fila indiana, su fino alla cima di una collina, dove sarebbero stati sottoposti a castighi e a torture corporali fino al sopraggiungere della morte. È veramente un peccato, ripeto, non essere riuscito a mostrarvi la boss fight con Esdras della Legione Unta. Veramente sono dispiaciuto. Non so se ci sarà possibilità di riaffrontarlo. Eventualmente, ragazzi, andate a recuperare la boss fight nella playlist che c'è, la playlist di Blasphemous con le boss fight. Però non è la stessa cosa, mi sarebbe piaciuto commentare. Eventualmente ve lo faccio in NG+. Vediamo. Prima di andare lì, però, voglio vedere qua, perché qua posso andare in alto. Questo luogo è veramente tosto, e del resto è uno degli ultimi luoghi di Blasphemous. Qua è un problema, eh. Qua rischio di morire di un male che non avete un'idea. Qua è molto delicato questo pezzo, non fatevi ingannare. Sembra facile, ma non lo è. Ah, questo ragazzi si sblocca poi andando sopra e si attiva tramite una leva, mi sa, e ci porta su, no? Vediamo qua. Costole di Sabbenok il guardiano, adesso andiamo a leggerle. Madonna. Allora, vediamo. Tra le fila della Legione Unta c'era anche Sabbenok, guardiano e custode del sigillo del ritorto. Proteggeva fiero le porte della città, anche dopo che si era seminato il caos. Allora, procediamo. Non so se andare sopra o andare di qua, ragazzi. Andiamo prima di qua. Anche qua devo fare molta attenzione. Arrivederla. Allora, il problema, se scendo qua... Ah, posso risalire? Ok, sì. Qui ci potrebbe essere un muro illusorio. No. Ah, qua mi sa che c'è un altro di quei guerrieri là, porca puttana. Basta stare attenti. Oh, cazzo. Questi non me li ricordavo, ragazzi. Ah, un colpo? Era figo se avessero messo un bestiario, no? Oh, vedete, un altro inginocchiatoio. Fortunatamente qua ce ne sono un po'. Questa la sblocchiamo. Sarebbe stato figo, cazzo, un bestiario. Con la descrizione dei nemici, no? Ah, sotto qua, guardate dove torno. Madre delle madri. Esatto. Ma a noi adesso non interessa, quindi.
Ovviamente usate l'inginocchiatoio. Bene. Buongiorno. Quattro colpi se non l'ho contato male. No, il cazzo di più. Uno, due, tre. Sei colpi, mi sa. Sì, vediamo. Cuore degli oli. No, niente. E questo è un cuore del mea culpa. Questo cuore è unto con oli che infiammano l'anima. La furia sacra aumenta la forza di chi impugna la spada, riducendo allo stesso tempo la sua difesa. Questo dovete essere molto bravi a schivare, quindi vi dà più forza, che potrebbe essere utile contro i boss, però avete anche meno difesa. Ma forse un po' si compensa appunto con il fatto che ho le cose per la difesa, dovrei provarlo. Per ora ho equipaggiato questo qua. Aumenta il danno degli attacchi quando il penitente è sul punto di morire. Dipende quanto mi riduce la difesa, perché qua prendo dei bei danni. Proviamocelo, ragazzi, proviamocelo. Tanto bisogna sempre provarle le cose. Togliamoci questo e mettiamoci questo. Quindi, buongiorno. Arrivederla. Magari colpitelo. Ma ci arrivo di là. Sì. Ah, qua c'è il miasma, ragazzi. Miasma tossica, quindi sono costretto a cambiare una delle mie reliquie. Qua, ragazzi, è molto pericoloso. Eh sì, perché qua devo stare attento. Non mi colpisce se sto qua, vero? Ok. Sì, che poi guardate però. Effettivamente mi colpisce. Guardate l'anima, ma non prendo danno, non capisco il perché. A volte invece venite colpiti quando non siete colpiti. Perdonatemi un attimo, allora questa sblocca quella. E qua? E ok, li devo usare, cambiare, rimettere appunto. No, perdonatemi, le tre lingue nodose. Ma... come faccio? Non è che... Oh cazzo, c'è il miasma, è vero. Devo cambiare ancora qualcosa, che due coglioni. Devo capire qua, ragazzi. Devo capire un attimo una cosa. Da là, ok, da là, ho visto, ragazzi. Ma posso buttarmi giù lì? Devo per forza. Perché non posso ripassare lì sotto, ok? Mi butto giù di lì, ho visto dove mi devo buttare. Quindi, mi butto giù qua. E ora vado di qua. Gracias. Oh, ottimo! Un altro potenziamento per la nostra salute. No. Take the next of my deep pains. Benissimo. Ora abbiamo una buona salute, anzi, un'ottima salute. E qua abbiamo fatto, ok. Torniamo sui nostri passi. Madonna, pensavo che c'erano le spine sotto. A breve però. 44 minuti, ragazzi, a breve mi devo fermare. Niente. Vedete? Maschera di Oreste deformata. E ci porta in teoria al piano di sopra. Dopo per andare ancora sopra. Ah, posso già mettere anche l'altra. Poi ne manca una. In base alla leva che tiriamo, ci porta in. Non accade nulla. Ah, ok, ne manca ancora una per poter utilizzare l'altra leva. O per andare più in alto comunque, insomma, ragazzi.
Vedete che l'altra rimane. Ah, l'altra poi è per tornare sotto, ok? Forse ci manda ancora su se premo la leva. Qua c'è un pezzo veramente tosto, ragazzi. Oh. Quasi si possono anche pariare, fatelo al momento giusto. Però non contrattacca, ok. Ma vaffanculo. Questi li trovo molto scomodi. Quanti cazzo di danni prendo? Ah, è vero, prendo più danni perché ho... perché ho messo il coso che prendo più danni. Faccio più danni ma prendo più danni. Ho meno difesa. Ok, e questo appunto, ragazzi, attiva l'elevatore. Da quel punto di vista è fantastico il gioco, eh? Tutte le shortcut che ci sono, tutte le aree interconnesse sono interconnesse veramente molto bene. È un gran Metroidvania, veramente, lo dirò sempre. Blasphemous è uno dei più belli, secondo me. E qua? Ah, lì devo attivare un'altra cosa. Oh, cazzo. O potrebbe essere un problema. Vedete che ora muoiono con un colpo perché ho quello che fa più danni, no? Qua è un attimo finire negli spuntoni, ci vogliono 3 secondi. Mi sa che se venite colpiti venite sbalzati via, appunto, e finite negli spuntoni e morite. Ok? Non abbiate fretta in sti pezzi perché la fretta vi punisce poi, Vi punisce maledettamente. Oh, qua appunto vedete che mi collego sotto. Ah? Ma c'è qualcosa da prendere, dite? C'è quello da... sto pezzo qua già mi viene il male, eh? Come faccio? Con calma, perché qua rischio veramente grosso. Meno male che ho pensato, infatti, che ci fosse... E qua attiviamo quello che ci porta giù, però adesso a me non interessa andare giù. Anche perché lì... a destra sono stato. Ci vuole un po' a tornare su. Dite che questi qua posso pararli? Non credo. Dai, bravissimo. Grazie. Ok, qua calma. Ok. Bene, torniamo su. E adesso devo andare di qua, il che è un problema. Quello non riesco a levarlo dal cazzo con... No. Ragazzi, qua devo stare attento. Qua rischio veramente grosso. Non l'ho colpito, cazzo. Vabbè, fa niente, vaffanculo. Oh, no! Pure lo stronzo col fuoco ci mancava. Dai, sputa. Bravissimo. Occhio perché vi attacca anche l'altro, ovviamente. Vedete, dovete calcolarvi bene le tempistiche. Quando sputa il fuoco, indietreggiate, scatto e colpo. Ma dove... ce n'è un altro? Perché mi è arrivata una palla di fuoco da destra? Boh, non ho capito, sinceramente. Ah, muro delle sacre proibizioni, ragazzi. Un altro luogo, secondo me, meraviglioso, di Blasphemous. Innanzitutto qua mi devo mettere quello per parlare con i morti, appunto. Qua è meraviglioso, ragazzi, perché riaffronteremo il guardiano del lamento silente, però non è un boss. Qua sono, diciamo, nemici normali che trovate in quest'area qui. Là si trova l'albero di metallo, posto a guardia del ponte. Quella pianta della corteccia corrosa è il simbolo della comunione finale di sua santità con il miracolo. Davanti a questo eterno crepuscolo attenderò di partire per l'altra parte del sogno. Questi li leggo veloce, ragazzi, perché cazzo. Però ho paura che potrei morire qua. Guardate che bello lo sfondo. Oh cazzo, sono due. Non me lo ricordavo, ragazzi. No, dove l'ho sparata? È un problema. Non me lo ricordavo. Ah, uno è già morto, ok.
Ovviamente sono meno coriacei del boss che abbiamo affrontato all'inizio. Dicevo, guardate che meraviglia lo sfondo. E di qua andiamo in un'altra zona. Questo è il muro delle sacre proibizioni. Allora, fatemi pensare. Sto ragionando. E poi in teoria da qua, dal muro delle sacre proibizioni, ci ricolleghiamo al patio dei passi silenti, appunto. Non so se andare avanti un po' al tetto dell'arcicattedrale, ma no, ormai siamo qua, dai. Facciamoci sto pezzo, tanto poi il tetto dell'arcicattedrale ci posso tornare tranquillamente a fare tutte le cosette che ci sono da fare. Adesso però, ragazzi, a breve mi fermo, non ho veramente più tempo. Dite che... Quella si attiva da un'altra parte, devo lanciare una magia, boh, non mi ricordo. Qua c'era anche un puzzle ambientale, ragazzi, molto difficile da fare. Serve chiave del laico per aprire questa porta. Guardate, è un genuflesso, ragazzi, questo, Come quello della quest, vi ricordate, no? Che però lui non era malvagio, non era cattivo. Qua è un macello, serve un botto di chiavi. Ed è pieno di pareti illusorie qua, pieno. Questo ovviamente si attiva. Qua posso entrare senza chiave. Questo, ragazzi, ripeto, è veramente complicato come luogo. No! Pensavo ci fossero delle spine qua. Che bella! La voglio rifare, è fighissima! Là mi dovevo grappare, porca troia. Vabbè. Chiave del laico, perfetto, che apre questa, presumo. Per forza, infatti. Dovrei leggervi anche la descrizione. Una chiave piccola e semplice. Gli iniziati facevano visita solo ai prigionieri meno importanti, portandogli cibo in quei rari casi in cui il prigioniero dovesse essere mantenuto in vita. Prese una grossa pietra che aveva trovato nelle vicinanze e la usò per frantumarsi le ossa dalla gamba, liberandosi così dalla catena che lo teneva prigioniero. Si allontanò da quel luogo strisciando, la sabbia sotto i piedi, o almeno così ci raccontò, assorbiva le tracce di sangue che lasciava a terra, impedendo ai suoi aguzzini di sapere dove fosse andato. Da allora, ogni notte, ha pregato in preda alle lacrime davanti a un mucchio di sabbia ai piedi del letto. Dov'è? Non lo vedo? Stai calmo. Anche qua mi sa che serve la chiave del laico, vedete qui. Però ora... non ho abbastanza tempo, ragazzi. Sono sicuro, qua è pieno di pareti illusorie. Su e giù, su e giù. Peggio del dolore e peggio del freddo. C'è solo quel cigolio, l'incessante cigolio di quel maledetto antro dai meccanismi arrugginiti. Perché mai qualcuno dovrebbe volerlo usare così tanto? Qui, infatti, una volta usato... Qua bisogna continuare a usare questo per poter sbloccare quella porta lì a destra, vedete? Però non mi ricordo se devo farlo stando in un punto o se va bene... continuare a fare così. Vediamo. Sentite il cigolio? Dovrebbe poi aprirsi questa, se non vado errato. O forse devo stare in un punto. E questo era uno di quei puzzle ambientali, vi dicevo, che non è così facile. Su e giù. Ok, bastava fare appunto un po' di volte. Però qua vedete, c'è la descrizione, uno ci può arrivare. Invece ci sono alcuni puzzle ambientali di Blasphemous o altre cose che non sono chiare. Grano bruciato di Quirce. Quirce, tra l'altro, ragazzi, sarà il boss di quest'area. Molto bello come boss anche Quirce.
Ragazzi, non ho più tempo, mi devo fermare qua. Devo ricordarmi di andare qua a prendere l'oggetto, ma riesco a prenderlo volendo adesso al volo. Sì, prendiamolo. Mi dovevo aggrappare. Vabbè, ragazzi, facciamo la prossima volta, anche perché vi devo leggere la roba di Quirce. Tanto mi ricordo. Dovrebbe proteggere dagli attacchi infuocati, se non sbaglio, la... Che poi non è un grano, perdonatemi, è un frammento di mia colpa. Allora. Ah no, è un grano! Piccola sfera ricavata dai resti di un falò ingiustamente acceso. Arde della morbida brace di quelle fiamme, che non potevano toccare la pelle di Quirce. Permeata dal suo potere, dona grande protezione dal fuoco. Questo è molto utile usarlo appunto con il boss Quirce che affronteremo in quest'area. No, ragazzi, la descrizione è troppo lunga. Ve la leggo all'inizio del prossimo video, la descrizione. Mi fermo qui con Blasphemous per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.